Ciao a tutte e a tutti, un saluto dalla GKN. In questo momento siamo in fabbrica, è dal 9 luglio 2021 che siamo in fabbrica e che va avanti l'assemblea permanente. Iniziamo anche ad aver perso il conto dei giorni e dei mesi, credo siano più di 13. E, dire che siamo desolati per l'assenza al Climate Camp a Venezia al dibattito è poco. Però ci vediamo sabato alla Climate March e partiamo carichi per venire a darvi un abbraccio e a ribadire quanto la questione sociale sia collegata alla lotta per la giustizia climatica, e la vicenda di GKN in realtà lo dimostra pienamente. Ritorno un attimino sulla nostra vicenda, non perché credo sia necessariamente centrale nel dibattito, ma perché c'è stato uno sviluppo che credo ci dia il segnale di quello che sta accadendo. Come tutti sanno, noi siamo un'ex azienda dell'automotive, siamo un'azienda dell'automotive perché la fabbrica è esattamente ferma nello stesso stato dal 9 luglio, è vittima di una delocalizzazione di una multinazionale, di un fondo finanziario in particolare. Tra le varie scuse che utilizzarono per questo licenziamento ci fu il fatto che se volete Greta allora dovete beccarvi i licenziamenti. Noi eravamo ben consapevoli che questa era una falsità e tra le varie cose che abbiamo fatto in questi mesi c'è stata la proposta del Polo Pubblico per la Mobilità Sostenibile. C'è l'idea che una fabbrica intonsa con milioni di euro di investimenti, probabilmente in grossa parte fatti anche con sgravi fiscali pubblici, su quello non abbiamo mai avuto chiarezza e trasparenza, potesse essere ricollegata a tutte le aziende dell'automotive in dismissione, in particolare in Italia in dismissione da parte di Stellantis, per collegare a loro volta attraverso l'intervento pubblico a una ricerca pubblica ambientalista, radicalmente ambientalista e non di greenwashing. È collegata a una partecipazione pubblica che già esiste, che è quella che Invitalia ha sviluppato all'interno dell'ex Irisbus e all'interno dell'industria italiana autobus. Quindi, da una parte, un recupero sociale delle fabbriche per farle ripartire anche evidentemente con diritti accresciuti, con una riduzione d'orario a parità di salario, perché è evidente che il numero di addetti del settore dell'automotive probabilmente comunque non è totalmente riconvertibile. Ma può essere l'occasione per ridurre l'orario a parità di salario, per lavorare meno e per lavorare tutte, tutti, tutto. E contemporaneamente progettare nuovi mezzi pubblici, affidando alla ricerca pubblica il fatto di come possono essere ecocompatibili anche a livello di motorizzazione. Questo piano ovviamente è stato completamente ignorato dal soggetto pubblico, dallo Stato. È arrivato un imprenditore dalla ciociaria, non si capisce a che titolo, ha acquisito non si capisce con che soldi questo stabilimento. Noi abbiamo difeso i nostri diritti stabilendo in un accordo quadro che avremmo continuato a lavorare a continuità occupazionale e di diritti e mantenendo la stessa accordistica. E abbiamo dovuto andare a vedere le carte di questa reindustrializzazione da lui dichiarata, ma la reindustrializzazione capivamo che era fondamentale per abolire questo dibattito pubblico sul polo pubblico della mobilità sostenibile e sostenere semplicemente che la singola fabbrica si salvava svuotandola completamente, cioè delocalizzando i macchinari, in cambio di macchinari nuovi da portare. Dentro l'accordo quadro abbiamo inserito una clausola antiattesa perché sappiamo che le reindustrializzazioni sono un metodo con cui spesso si portano a slogoramento, a sfinimento le vertenze operaie con anni di cassa integrazione in attesa della nuova industrializzazione che non arriva mai. E infatti, nonostante la firma dell'accordo quadro, abbiamo mantenuto l'assemblea permanente, abbiamo mantenuto la guardia sulla fabbrica, abbiamo mantenuto il controllo sociale di fatto sulla fabbrica. Questi 8 mesi ve li risparmio. Noi ci siamo sempre chiesti se saremmo stati cronaca o storia in GKN. Beh, in questi 8 mesi hanno fatto di tutto per ridurci a cronachetta. Tavoli del Mise rinviati, dove si dice che arriva l'investitore, poi l'investitore non arriva, colpi di scena. Il metodo comunicativo che usa l'affarismo dominante è molto semplice: fanno i grandi annunci sui giornali per destrutturare questi annunci che sono quasi sempre imprecisi e privi di fondamento, ma in cui ti dicono che va tutto bene, tu devi anche portare una complessità tecnica, ma ovviamente l'annuncio ha già fatto il giro del mondo. Si dice con un proverbio che quando
la bugia ha già fatto il giro del mondo, la verità si sta ancora allacciando le scarpe. Quindi hanno convinto che fosse finito, quindi dopo una, che hanno convinto la popolazione che noi fossimo ripartiti, che stessimo lavorando. Quindi dopo una fase esplosiva di lotta contro i censimenti è arrivata anche la fase del tentativo di logoramento, anche della solitudine se volete, ma abbiamo resistito e dentro l'accordo quadro avevamo messo una clausola antiattesa in cui si diceva che se entro agosto non si fosse palesata questa reindustrializzazione in termini di accordi, vincoli commerciali, investitore, in termini di ufficialità, il soggetto reindustrializzatore sarebbe dovuto diventare direttamente questo imprenditore che si era fatto vivo. Il problema è che questo imprenditore non ha nessuna capacità industriale e nell'ultimo mese è stato ufficializzato di fatto che sui 50 milioni di euro di investimenti prospettati almeno 35 devono essere pubblici di varia natura, tassi agevolati, fondo perduto, entrata direttamente di Invitalia nel capitale, addirittura forse di cassa depositi e prestiti, in più senza un vero piano, perché il piano è quello di ridurci a una fabbrichetta conto terzi che forse tra 6 anni arriverà a reimpiegare 340 dipendenti, violando quindi lo stesso accordo quadro che parla di un minimo di 370 dipendenti e di fatto lasciando per strada comunque più di un centinaio di posti di lavoro. Quindi alla fine i licenziamenti avverrebbero, sarebbero comunque avvenuti anche se in forma dolce. Quindi siamo la nazionalizzazione di fatto delle perdite. Però la stessa Invitalia, lo stesso Stato che a dicembre, non tanto tempo fa, non ha nemmeno preso in considerazione il nostro polo pubblico della mobilità sostenibile con un intervento pubblico, le competenze solidali e i centri di ricerca pubblici presenti sul territorio, le università presenti sul territorio, oggi di fatto si trova con una fabbrica sull'orlo del baratro, insostenibile da ogni punto di vista, i corsi di formazione sono pubblici, la cassa integrazione nostra è pubblica, di fatto questa oggi viene dichiarata, e proveremo a dichiararla, fabbrica socialmente integrata, fabbrica pubblica, fabbrica libera da ogni affarismo, fabbrica libera da ogni raggiro, fabbrica sotto il controllo operaio dell'assemblea permanente. E se questi fondi pubblici non verranno dati, dovremo lottare perché siano dati. Se verranno dati a babbo morto, dovremo lottare perché invece a fondi pubblici corrisponda controllo pubblico, pubblica utilità. Quindi la verità è che il movimento ambientalista radicale, il movimento di classe di questo paese, il movimento di convergenza e di insorgenza di questo paese, si trova ancora una volta per le mani un esperimento concreto di fabbrica potenzialmente pubblica. Pubblica nei soldi, pubblica nella presenza forte di un'organizzazione collettiva come il collettivo di fabbrica all'interno, pubblica nel territorio che la difende. Questa prospettiva però non la possiamo aprire da soli. Siamo arrivati fin qua e qua noi dobbiamo essere un noi, lo dobbiamo continuare ad essere. Questa prospettiva si alimenta di almeno 3 piani. Il primo, la mobilitazione generale. Noi abbiamo indetto una data unica, il 23 settembre, collegata al 22 ottobre, cioè il 23 settembre, come sapete, non l'abbiamo indetto noi, noi aderiamo più che volentieri al Global Strike, ma dopo abbiamo indetto, insieme ad altre realtà, il 22 ottobre, la data di convergenza su Bologna, e per noi 23 settembre e 22 ottobre sono la stessa identica cosa, perché appunto stanno nel ragionamento del per questo, per altro e per tutto, della totale corrispondenza tra giustizia climatica e giustizia sociale. La facciamo a Bologna, perché a Bologna tra le tante cose che animano i movimenti di quella città c'è la lotta contro il passante, che è un allargamento della cementificazione e della tangenziale per il trasporto privato. Quindi io operaio della fabbrica dell'automotive perdo il posto di lavoro, lo Stato socializza le perdite delle delocalizzazioni, magari senza procedere a una costruzione di un polo pubblico della mobilità sostenibile, e da un'altra parte allargano le strade per il trasporto privato. Noi invece vogliamo un polo pubblico della mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile vuol dire biglietto gratuito, vuol dire dei mezzi di trasporto, vuol dire mezzi di trasporto con una motorizzazione diversa, vuol dire mezzo di trasporto pubblico e sociale, prodotto da fabbriche che siano pubbliche e sociali, ovviamente, nei diritti e nella composizione. L'altro piano però è quello che faremo qua, in questa fabbrica, per cui indiremo delle giornate campali a partire dal 9 ottobre per far vivere una fabbrica socialmente integrata. E l'altro piano ancora sarà che abbiamo bisogno di tutte le competenze solidali per fare quello che non abbiamo mai fatto, entrare in forme di autogestione e anche dandoci delle strutture societarie che ci permettano di farlo, con un'autodisciplina che purtroppo non abbiamo mai avuto, sempre abituati al fatto che ci fosse il padrone sopra di noi. Ecco, io sono già ai 10 minuti, so di non aver contribuito molto al dibattito più generale sul legame tra questioni sindacali e questioni sociali, ma di avervi raccontato solo
il caso GKN, ma ripeto, gli ultimi sviluppi probabilmente lo necessitavano. E quindi ci vediamo sabato a Venezia, ci vediamo il 22 ottobre, ci vediamo il 23 settembre in ogni piazza, e il 22 ottobre io spero tutte e tutti a Bologna. E c'è una domanda che ci fanno spesso e termino: ma come mai la lotta sindacale voi la collegate alla questione ambientale? Se qualcuno pensa di difendere la classe solo da un punto di vista economico, oltre al fatto che non sta facendo classismo ma sta facendo sindacalismo burocratico che non appartiene alle tradizioni del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno sempre difeso il lavoratore come persona tutto tondo sul terreno della sicurezza, dell'ambiente e anche della sua capacità economica, se qualcuno pensa di poter fare la lotta per arrivare a fine mese slegata dalla lotta contro la fine del mondo, si accomodi, non ci riuscirà. Noi l'abbiamo fatta perché abbiamo fatto tante lotte radicali per l'articolo 18, contro lo staff leasing, per gli interinali. Ogni volta c'era qualche cosa che sovradeterminava un elemento di emergenza che usavano contro di noi. Si vinse il 14 febbraio 2020 un sciopero importantissimo e arrivò il lockdown. Si vinse uno sciopero importantissimo nel luglio del 2020 e un anno dopo hanno approfittato della fine dello sblocco dei licenziamenti pandemico per lasciarci a casa. E poi è arrivata la guerra, che in realtà non se n'era mai andata, la siccità, la crisi idrica e ora la crisi delle bollette. La verità è che la riproducibilità economica stessa della classe operaia, della forza lavoro in questa società viene minata continuamente dalla crisi di società in cui noi affondiamo. Per cui o la lotta si fa per questo, per altro e per tutto, o la singola vertenza, qualsiasi essa sia, che sia una vertenza di quartiere, di territorio, di fabbrica o di categoria sindacale, non regge. E non regge soprattutto perché se non siamo persone a tutto tondo nell'approcciarci alla lotta, noi al massimo possiamo contrattare come cricetini che girano sulla ruota un altro giro di ruota di precariato, di premio di risultato per lenire un po' l'inflazione, ma alla fine rimaniamo sempre dentro quella ruota. Questa è la nostra esperienza. Il Climate Camp a Torino è veramente terminato. È stato fatto un esempio importante, che il tram che parte da Torino a livello centrale, ogni chilometro che fa per andare in periferia, ogni chilometro corrisponde a 6 mesi di vita in meno. Ecco, quello per cui lavoriamo, quello per cui proviamo a difendere questa fabbrica, quello per cui proviamo ad avere dei diritti sul lavoro, è per avere un lavoro che ci permetta di riprodurci complessivamente come individui. La tua vita, quei 6 mesi in più o in meno che vivrai, dipende da quanto trovi il pronto soccorso affollato, dall'aria che respiri, dalle malattie respiratorie di chi ti sta accanto, dalla qualità di ciò che, dalla qualità di ciò che mangi, perfino dal tuo stato di salute psichico, nel non dover sostenere certi ritmi di lavoro o non dover vedere la tua sessualità repressa. Siamo un tutt'uno, per questo, per altro e per tutto. Vi ringrazio e scusate ancora per l'assenza.